Salve a tutti ragazzi, vi inserisco tutti di prepotenza perché purtroppo c'è stato un ritardino dovuto a dei problemi tecnici, non so dovuti a cosa. Abbiamo fatto un po' di fatica per cominciare, ma eccoci qua. Siamo pronti per questa edizione di Fastlane 2023. Siamo qui con il First Reaction Shock. Benvenuti, io sono il vostro Judgment Kazi Dario Rondanini, grazie a tutti per essere qua e con me ci sono come sempre il profeta della notte Massi. Sì. Buonasera, buonanotte. Si parte con Gitto. E si parte anche con Valentina, la nostra Mami. mami of tutto. Sono E sempre abbiamo visto solo la sua mami, la vostra mami. per i pochi temerari che hanno visto il kick-off, è appena comparsa Jade Cargill che è uscita da un SUV molto poco vestita, devo dire, stretta di mano subito con Triple H a dire: io sto qua. Non le hanno cambiato il nome, è uscito il nameplate Jade Cargill, quindi tutto a posto. Non ci sono nomi strani, non ci sono cambi di cognome, cambi di nome, non ci sono Gunther che tengano, insomma. E meno male. E quindi, signori, siamo pronti. Fra pochi minuti inizierà la main card di questo evento. Stiamo adesso vedendo un video package che ci ripropone la rivalità fra Nakamura, fra Shinsuke Nakamura e Seth Rollins, che a quanto sappiamo dovrebbe essere il main event della serata. Quindi, signori, attenzione perché potrebbe succedere il colpaccio. Perché potrebbero voler, questo potrebbe voler dire che c'è un incasso in programma, signori. Potrebbe, non si sa mai. Lei ha già la maglia. E se succede, raga, se succede, lunedì chiamo il tatuatore. Se succede, lunedì Io lo chiamo. chiamerei già, giusto così, nel cuore della notte. Senti, preparati. Devo fare un tatuaggio sul petto, alla parte sinistra dove sta il cuore. Aia. Ok. Farà male. Mamma mia, raga. E poi, come dice Sasi, il primo prete della storia vince il titolo. E lo disse prima di Money in the Bank. Sasi, tesoro mio, luce della mia vita, Fratama, Primo prete tu. a storia a vincere il titolo. Ecco, tu sei meglio. Fai il profeta, sei meglio di Eddie. Anche se a NXT ti lasci desiderare tu. Ragazzi, nel frattempo che inizia, io vi abbandono 5 minuti, giusto il tempo di andare in bagno e ritorno. Intanto ci sono io. Cosa possiamo Ecco. parlare? Di quanto è bello questo Nakamura. Quanto è porca puttana bello questo Nakamura. Tesoro, attenta. No, comunque questo Nakamura mi ricorda, è praticamente il Nakamura che c'era in NJPW, praticamente. No, Che no, ma pazzesco. mi è mancato da morire questo Nakamura, mamma mia. Sasi dice, dai a Zaria non c'è Reigns, quindi si sta da Dio, va bene. Ma per caso, di Reigns, va bene, durerà poco, la settimana prossima torna, mi dispiace, ahimè. Perché può pure essere che Seth possa perdere, perché poi si può prendere la pausa che si merita per i problemi alla schiena e Sì, fare il ritorno ma con botto. io spero, io allora, secondo me sarebbe strano, sarebbe strano cioè, se facessero perdere Nakamura, cioè, mo che, cioè lo abbatti completamente questo Nakamura se lo fai perdere.
Questo significa quindi che in teoria, ripeto sempre, potrebbe succedere che Priest incassa, ma non lo sappiamo. Ma se vince Nakamura e Priest incassa, significa che Cody e Jay vincono. E se vincono, che senso ha? Che strano. Bella domanda, no, ma anche se una parte di me spera che incassi però su Roman, perché ci può salvare, lui ci può salvare. No, io penso di no, perché va bene, Priest ha cioè sta diventando abbastanza importante, ma cioè, attualmente devi essere veramente Gesù Cristo per battere Roman per lo status. E l'unica persona che potrebbe essere ora come ora, oltre a Cody, Deve finire la storia, ragazzi. Questo mi fa pensare a un meme che ho trovato su Tumblr qualche giorno fa. Me la sono salvata perché mo te lo mando in chat perché è meravigliosa. Ah, che bello! Ci sono ancora i messaggi quando parlavamo di Michaels nel 2004. Che bello. Beh. Illegalissimo come Batista. Anche se la riga non scherzava, vabbè, su dettagli. Adrenaline in muscle. Eccola qua, bandata. Comunque, per chi ha visto tutto il, non tutto, almeno una buona parte del kick-off, c'è stato un momento molto alto in cui hanno fatto vedere l'entrata di Trick, e dovevano farci un freestyle sull'entrata di Trick. Ragazzi, Sarebbe veramente fighissimo. c'era del kick-off in questo cringe. Troppo bello. Beh, allora ci vorrebbe qualcuno tipo gli Acclaimed. L'hai vista? L'hai vista? Che poi potrei pure andare. Vai ragazzi. Sta per iniziare, hai finito giusto in tempo. Ecco, cioè, vado Eccolo. Pinna Zane, ragazzi. Pinna Zane. Eccolo. Ok, Silver. È vero. L'hai vista la foto? Sì, l'ho visto. Aspetta, aspetta, ma sì che la mando pure a te, perché è figa, sai, aspetta. Dove sei, Massimin? Massi, sei sveglio o stai sognando Natalia? Hai visto la foto? Intanto video d'ingresso, cioè video di presentazione commentato dal signor Patrizio Antivirus. Lol. Tra lui e Randy dovrebbero fare un tag team. Ossia Pat McAfee per gli amici. Gli antivirus. Pat McAfee insieme a Randy Orton. Patrizio Antivirus è bellissimo. Patrizio McCaffè. Esatto. Randy Norton. No, prima stavo parlando di quanto caspita è figo questo Nakamura. Mamma mia.
Questa è una camura, doveva uscire fuori tipo da quando è entrato in WWE. Ma dove veramente lo stai dicendo? Adrenaline. Intanto nel kick off intanto io Sky ha detto che non ha bisogno del resto delle damage, quindi dovrebbe entrare da sola, e temo che quindi poi la ferita possa succedere a, come dire, a match in corso, diciamo. Intanto scusate, cerco di andare a finire sul canale broadcast. Ma ci sto io in caso della WWE. Perché, e allora, bellissimi, eccoli qua, WWE Fastlane, iscriviti, e c'è già il video dell'arrivo di Jade Cargill. Bellissimi, buon Fastlane a tutti quanti. Si parte, buona pista veloce a tutti quanti. Oddio mio. Che detto così è bruttissimo, però ok. Pista veloce è terribile. Molto, 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 molto. Molto, molto. Molto, molto. Dai, Oh. Allora, non dico che ho alte aspettative per questo pay per view. No, però è stata una costruzione interessante, diciamo. Per quelli che sono i match, sto gasata. Belli. Bella la grafica, cioè bello lo stage con le due macchine. Corey Graves si è messo, cioè palesemente si è dimenticato mezzo vestito a casa, e gli hanno prestato la stessa l'altra metà. No, è tifoso del Palermo, del Miami FC. Quindi... L'Inter Miami. Sì, esatto. Che tristezza, ragazzi. Sarà contento il professore Eugenio Corini, che salutiamo, che so che ci segue. Grandi Tonzi! Buonasera Chairman. E ragazzi, partiamo con la prima di marcia, con la Undisputed WWE Tag Team Championship. Cioè, raga, partiamo col bot, insomma. Grandissimo, sarà contento, come dicevo, il professore Eugenio Corini, che salutiamo, che so che ci segue. Eugenio Corini, per chi non lo sapesse, è l'allenatore attuale del Palermo e è appunto leggenda della squadra siciliana da giocatore, sia del Palermo che della buonanima del Chievo Verona quando ancora esisteva. Esatto. Voglio bene. Si sto impegnando gli amici che ci seguono nell'attesa che finisca questo video package che conosciamo come la nostra vita ormai. No, come diceva Del Neri al Chievo Verona, perché non si capiva un cazzo. Non si capiva niente di quello che diceva Del Neri, è buon'anima. Si gode la pensione, Gigi Del Neri. Intanto, signori, scelta audace, quella di partire con questo match. E qua, a questo punto, diciamo, ci hanno abituato negli anni a vedere che se l'opener è questo e il main event è quell'altro, potrebbe pure succedere. Potrebbe, come anche che Cody e Jay possono vincere, e questo significherebbe poi liberare Priest per un eventuale incasso a fine serata, non lo sappiamo. Potrebbe anche non succedere, perché quest'ultima WWE ci sta abituando a risultati che potrebbero sembrare scontati, ma che non sempre lo sono. Cioè, a non abituarci troppo agli schemi. Quando meno ce lo aspettiamo, ragazzi. Mamma mia. È arrivato Lord Farquaad, ragazzi. Ma serio? Welcome to the next such a perfect. Cioè, io trovo... Cioè, Jay dice anche la nuova team song. Aspetta.
Voi avete presente Adam Lambert? Ridatemi il Devlin chirurgo. Oddio. Magari. Oh, raga, io la canzone è perfetta per Jordan Devlin. Non ho capito che canzone è. Praticamente Adam Lambert fa la caricatura di Believe di Cher, però con la cosa dell'uovo focaccina. Eccolo! Uso! Arriva G, ragazzi, Main Event J. Splendente come una rosa. Aspetta, qua non ho capito, ma chi sta La con... cosa figa è che Jey Uso è a Raw e si veste di blu. Jimmy Uso è a SmackDown e si veste di rosso. È una cosa Che figa. bello. Diciamo che la taunt che si è inventato Jey Uso da singolo, se la fa in Italia potrebbe essere alquanto scomoda, ma vabbè, mi fermo qua. Allora, Sassi, bella domanda. Lo scopriremo solo vivendo. Allora, ragazzi, in questo ultimo periodo sto avendo così problemi di sonno. La prossima volta che mettiamo i pronostici, mettiamo Nelle anche categorie speciali, quanto dura Valentina quanto Finale dura Specifica? Valentino in un Presidential Shock. E sarà un pronostico doppio, ragazzi. Farò, si faranno doppi punti. Sembra tipo quella cosa indiana, tipo... Questo è Bangra, non so come si chiama. Evitiamo ste puttanate. Eccolo! È Cody! È Cody! Finisci la storia, Cody. Finisci la storia, Cody. Finisci la storia. Tutti insieme, ragazzi. Adrenaline in Ma my direi soul. così anche a novembre, quando tornerà Something qualcuno da Chicago? explodes. No, Sì. raga, no, basta, sparisci, via. Cody Rhodes. Che poi c'è un'amica, che siamo conosciute tramite Tumblr, che quella, madonna, è una fangirl di Cody Rhodes, e dice, madonna, ce la faccio, la scemo, però, cacchio. Stupid, sexy Cody. Raga, non ci posso fare niente, a me mi casa Cody. Cioè, per dire la sua team, la mia playlist degli allenamenti. Something Cody Rhodes. Citando il grande John Silver. Se comunque alle Sirius arriva quella persona, io non voglio vedere. Ah, a proposito, raga, no, non lo posso dire. No, scusate, non lo posso dire. Però sappiate che ho un'idea in mente per il prossimo First Reaction Shock, cioè non quello di Crown Jewel, perché comunque Crown Jewel, insomma, vabbè, ma me la tengo per il First Reaction Shock delle Survivor Series, sperando che alla fine poi le cose vadano bene. Guardate Aspetta, che Azalea è se sentite incinta. qualcos'altro, se sentite qualcos'altro che non è colpa mia, se Non ho sentite qualcosa capito. che non è colpa mia, ci sono dei simpatici individui sotto al balcone che pure a quest'ora sparano la musica a mille e si sente roba. Scusate. Prova ad accendere la Molotov o qualcosa di simile, però lì. No. Senza te non posso No. stare perché Sarei non fa tentata. parte. Vediamo se caccia un nuovo Adrigattire.
soprattutto presto. Mamma mia, la giacca, raga, proprio old school Damien Priest. Mamma mia, quanto... Comunque, entrano in questo momento i Tag Team Champions, Finn Balor e il signor Damien Priest per gli amici Damiano Prete. Che poi stanno solamente quelli di Raw. Neanche quelli di SmackDown. No, ce l'hanno. Vedi. Ecco. Attaccata ai calzoni. Ce l'ha tipo marsupio. Però, raga, una cosa devo dire, la giacca di Priest è pazzesca. Perché c'ha il Damien Priest all'inizio, Punishment Martinez e dietro l'odierno. Effettivamente. Sì, perché vedi che c'ha il teschio di The Punisher sopra. Sì, sì. È perché lui si chiamava Punishment Martinez. Tra l'altro, piccolo trivia per chi non lo sa, Punishment Martinez, cioè Damien Priest come Punishment Martinez ha combattuto All In nel 2019 prima che si formasse la AEW. 2018. Come? 2018, non 19. Scusate, 18. 18, 18. Signor di nero nel banco, sì, il Mr. Money in the Bank alla fine, certo. Papi chulo. Bello. Figlio mio. Bene, signori, abbiamo fatto 200 anni solo di entrate. Dopo 300 solo, anni. Solo per le entrate, appunto. Meme di Mazzarri Intensified, signori. Bene. Ce la faranno i nostri eroi entro domani mattina, ma secondo me durerà 3 ore solo con le mezz'ora di match e di testa entrate. Va. Michael, attenzione, Michael Cole che al commento cita il Bullet Club. The BC. Attenzione. Che poi, prima che inizio ufficialmente il match voglio farvi un annotamento. Volevo farlo a Blueprint, ma me ne sono scordata proprio. Ma solo io ho notato che Massi... ha cambiato look ogni capello ogni volta. Prima era Massi Root e mo è Massi Hogan. What you gonna do, brother? E quindi non gioco a nessuno. No, tu giochi a Don Zio. Di uso e Damien Priest, signori. Tentativo di una side headlock difficile con uno di 1,96 m. E beh. No, hanno fatto un'inquadratura su Priest che ha guardato Jey Uso con tutto lo sdegno possibile e immaginabile. Ma non puoi dire sì. That damn smile. Ok, vediamo se è un'impressione o se il pubblico veramente è morto. Intanto c'è sempre il signore con la maglietta verde in prima fila. Il nostro amico di Change. Non se ne perde uno. Non se ne perde uno. L'amico di Change che questo sta sempre lì. Ma nella Change. Reazione di Jey Uso intanto con dei pugnazzi. Cody che si prende il tag. Pensate, c'è un po' di perché Bassi non chiude il microfono? Lo scrivo pure in chat. Ecco.
Poverino Massi. Scusa Massi, non ti volevo bullizzare, ma te l'ho scritto pure in chat. Ma non è che è colpa mia dell'eco, io ho anche l'emulazione dell'eco, boh. Estremamente quando non parli non c'è l'eco. Ho modellato qualcosa perché sono tutte le impostazioni così come sono, ma belle e buono. Main Event Geiuso, ma intanto è il terzo opener da quando è tornato. Ma Main Event Geiuso ormai è diventato uno status, non è che... Cioè, adesso lui tecnicamente dovrebbe avere uno status che o lo metti nel main event o lo metti nell'opener, lui è sempre main event Geiuso, perché ha uno status talmente alto che la sua posizione nella card non importa. Però nel frattempo è entrato Finn Balor, è entrato l'amante di Cheng. Giustamente lui e Chen che sono in questo momento in una relazione complicata. Dario, ti ho mandato l'immagine che ho tutto chiuso, nel senso, tutte le mie impostazioni. Dai Damiano, StreamYard che sta... Ma deve essere StreamYard allora. StreamYard che sta sclerando, ma perché pure a noi. Cioè, impostazioni tutte dal blueprint, ma all'improvviso un casino. Intanto... Cody, vertical suplex su Finn Balor... Mi sta facendo i capricci il network. Pubblico un po' mortino, È davvero per... Cioè, è abbastanza pure il match è lentino. Calcione stile Eter Parisi di Priest. Intanto sento un leggerissimo ritorno di qualche cuffia di qualcuno, ragazzi, non lo so di chi. Stavo provando a fare una cosa. Damian, non c'è il... Faccio come Cody, così magari, ecco. È bastato che Cody facesse un po' così e il pubblico si è rianimato. È triste, perché il match male non è. Adesso poi piano piano cominciano a carburare, vedi? Chinlock di Finn Balor intanto su Jey Uso che cerca disperatamente di arrivare da Cody, ma non ce la può mai fare. You're a mean one, Mr. Grinch. Signori, riassunto della prestazione di Cody in questo match. Cioè... Dammi soldi, grazie. Intanto... Priest col ginocchio nella schiena di Jey Uso.
Jay resiste, Cody saltella. Attenzione, Cody blocca un primo colpo scorretto da parte di Priest, poi arriva Finn Balor col piedazzo. Jey Uso soffre, minchia, che cicatrice, si è vista tutta la cicatrice di Cody, quella famosa. Da operazione. Quella di quando si fece il pettorale, è quando si era praticamente ucciso. Sto match si deve un po' ripiegare perché... Sì, devono carburare, perché... Ma secondo me, sai, essendo che sono 5 match... Vogliono prenderla molto lunga. Saranno tutti un po' lunghetti, perché altrimenti non arrivano mai a fare l'orario. Priest ha mandato a friggere patate... Ok, dai, dai. Balor è andato a terra. Dai, 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 dai. E Cody si prende l'hot tag. Dai, ragazzi, dai, dai, Cody, dai. Adrenaline. Dai, Codino. Da bello. Bello di papà. E dai, è bello di papà. Disaster kick. Disaster kick di Cody che lo riesuma dopo anni. Cody, perché quella capriola così drammatica? Perché ti puoi alzare velocemente. Così combinato, detto per così combinato sembra uno scatolone di Domino Spizza che si... pure per i colori che c'ha. Sembra uno scatolone di Domino Spizza stropicciato. Attenzione, tentativo da parte di Balor. Roll up. Attenzione, crossroads. Invertita. Cody si libera. Cody cutter. No. Ecco, adesso stanno carburando un po'. Shotgun dropkick da parte di Balor su Cody. Ovviamente sappiamo che adesso non finirà il match, che Balor è in posizione. Non finirà la storia, ragazzi, non finirà. Non si è, sì, John Cena, ciao. Come ho detto, John Cena, Cody. Vabbè, siamo là. John Cena, ragazzi, la serata è lunga. John Rhodes. John Rhodes. Siamo già, siamo già lì. Codisina. Codisina. Ma sì. Smutati un attimo. Ma si smutati. Ma sì. Dopo Bianca Belair c'è anche una canzoncina per Cody. Non l'ho capito. Abbiamo appena detto che allora Dario ha chiamato di Codisina. Solo che io a Zara abbiamo detto siamo già lì. Quindi Cody avrà, Cody avrà Tomassi, Tomassi. La sai fare solo tu, la sai fare solo tu. E Massi se ne va in grazia.
Doppio tag intanto. Umaronna mia. Eh sì. L'ho messo anche recentemente su Instagram, ha messo il video. Sì, vabbè. Priest che aspetta i comodi suoi. Vedi che cosa devi dare un po' il tempo al tuo avversario di posizionarsi. Queste sono le parole di Tony. Rompiscatole che salutiamo. Attenzione, si prepara per la culata Jey Uso che non arriva. Per arrivare a manata. Cazzottone a Priest. Crossbody, uno, dos, no. Dos perché vuoi avvicinarti di più a Priest. Olè. El papi no se mata. El papi no se mata. È il papisito. Sai chi manca in questo pay-per-view? Che mi manca proprio. Mi dico Shea. This dick manca, sto cazzo manca. Vado a Zaria, se continui jumping flatliner. Jumping flatliner dice Uso che è tutto rintorcinato per andare giù. Azalea, se continui così, Dario ti chiederà il divorzio e sei costretta a sposarti con me. Se non hai nulla in contrario, ovviamente. Mi deve prima sposare. Andiamo avanti. Dai, sposati con me, Azalea, dai. Attenzione, Priest. Che sfotte. Sfotte Jey Uso, Priest, attenzione. Sposami. Vediamo un po'. Sposami, cacchio. Sì, contrattacca. Schiaffone di Priest nella schiena. Razor's Edge. Tentativo di Razor's Edge. Vediamo. Jey scivola via. Cazzottone pure a Finn Balor. Olè! Jey abbassa le corde. Priest va fuori. Suicide Dive. Va fuori come un sacco della spazzatura che viene catapultata dalla finestra il giorno di Capodanno. Perché giustamente Jey Uso c'ha l'immondizia al posto del cuore. Oh, arriva Balor all'ultimo. Cody Cutter a segno. Allora, a me l'unica cosa che mi dà fastidio delle grafiche di Fastlane è che arrivano. Gli effetti. Lo so che è in tema, però. Jey Uso in versione Usain Bolt dai blocchi di partenza. Calcione di Priest, attenzione, Salt of Heaven. Yes, no, attenzione. Spear! E da quant'è che la fa? Spear di Jey Uso. Ottimo. Jey Uso che ci mette 14 anni e mezzo a salire, ma arrivano Rhea e Dominic, signori. Sempre loro. Eh no, ragazzi. Super kick su Dominic, c'è Rhea dietro. Ovviamente Jey si rincoglionirà perché le donne non si possono toccare, ovviamente. E ci prova palesemente con Rhea e ha ragione. Vecchio marpione Jey. Se io ti tengo allora, conto. Allora, di questa ma cosa. Pure Rhea, guarda pure lei. Ma di guarda questa pure cosa, lei. Di questa cosa io vi invito caldamente a recuperarvi delle vecchie
delle stories che ha messo Jay, in cui si photoshoppava al posto di Dominic. Attenzione, Balor ha fatto il blind tag. Attenzione, blind tag di Balor che è legale in questo momento. Coup de grâce, attenzione, Cody non si vede in giro. Uno, due, e Cody arriva proprio all'ultimo Mamma mia. momento. Finisci la storia, Cody. Finisci la storia. E giustamente Dominic va in modalità ricochet. Comunque, che la sua faccia photoshoppata al posto di Dominic. L'ho E vista. dice: questi potevamo essere noi, ma tu vuoi giocare? No, vabbè, ragazzi, io sto morendo. Attenzione perché intanto nel frattempo Michael Cole ci fa notare l'infortunio, cioè si fa notare che Priest sta appunto, vedete, sellando il ginocchio. Cody ha dovuto fermare la gamba a mezz'aria prima di, vabbè, fantastico. Sling Blade intanto di Finn Balor, super kick di Jey Uso. Bacialissima. JD McDonagh è entrato anche lui, attenzione, entrano tutti, a sto punto mi aspetto pure il ritorno di Dusty Rhodes dall'aldilà, col pazzo di Rhea, con la valigetta ai danni di Jay, che È però arrivato. Che libera la bello pin, Rhodes Fat, Rhea si ragazzi. Che dispera, bello Rhea si Rhodes Fat. dispera, Jay è uscito dal pin, signori, a questo punto la speranza, o meglio, la sensazione che i titoli possano cambiare di mano comincia ad essere tanta, comincia ad essere ben più di una sensazione. No. Salto of Heaven da parte di Priest Aia. su Cody che sbatte contro l'Apron. Che bello. Non c'è Priest mossa che ami di si più. rompe le scatole, si rompe le balls e va a sbaraccare il tavolo di commento. Speriamo che il tavolo. Fratello mio, ti devo correggere. Attenzione! Figura. Figura di merda di JD che colpisce Priest sul ginocchio dolorante, crossroads di Cody sul tavolo e il tavolo non jobba perché non si rompe il tavolo. No, ma non so quale Attenzione, serie. Non so quale serie. Jay Pescado, anzi tope con Hilo di Jay che frana su Balor e JD. Balor è No! da solo sul ring, attenzione, Cody blind tag, super kick DJ. Qualcuno avrà un Cody problema. cutter e quindi 1D, come se fosse una 1D hanno fatto. E quindi Cody va con la crossroads, signori, attenzione, sta succedendo, signori, sta succedendo. Uno, due, tre. Signori, Cody Rhodes e Jey Uso. Di coppia, signori, Cody Rhodes e Jey Uso, campioni di coppia. E quindi Cody vince il suo primo titolo dal ritorno in WWE. E soprattutto il primo titolo di Jey Uso senza il fratello. Esatto, Ironia della sorte, sempre di signori. titoli di Priest coppia. è libero. Priest è libero. E soprattutto JD, che è stato l'ago della bilancia di questo match. Non so quale telenovela era, però mi viene a canticchiare questa canzone. Qualcuno avrà un problema. Non mi ricordo quale telenovela fu. Non credo il mondo di Patti, non JD, ago ricordo. della bilancia di questo match, ragazzi, Ro sarà un delirio. È probabile. Adesso ricordo, era Flor, Delfina, la cantava sempre. Qualcuno avrà un problema. È vero, Sassi, però ci sta, finalmente. Cioè, allora, noi critichiamo tanto la storyline della Bloodline, però se non fosse per questa storyline, Jay non sarebbe qui, cioè non Assolutamente. avrebbe mai avuto credibilità da singolo senza quella storyline. Quindi Scusate. per me va bene, cioè
cioè, vorrei che finisse domani lo storyline della Bloodline, e so, cioè, ok, però finché mi crea talenti singoli così non lo leggo. Raga, Cody, Damien lo sta guardando brutto a JD, lo sta guardando brutto. Non gli è mai stato simpatico. Cioè, già Priest non lo poteva vedere. Boh, che... Nuovi campioni, Cody Rhodes e Jey Uso. E a sto punto, signori, io non so da qua a WrestleMania come faremo, ma io inizio a temere, che a WrestleMania 40 non ci va Cody contro Roman, ma ci andrà un'altra persona. Non lo so. C'è Cody dietro il napoletano. E che è? Guarda, io lo devo prendere questo gioco. Intanto vediamo. Io lo devo prendere. Lo spot di Cyberpunk, dove c'è. Bellissimo. Dove c'è Idris Elba. Io lo devo prendere l'espansione, mannaggia. Io lo adoro Cyberpunk. Non l'ho ancora preso. Gioca, c'è bellissimo. No, ma ho già giocato, cioè ce l'ho Cyberpunk, devo prendere appunto Phantom Liberty, però non ho. Cioè, o me lo prendo, e so bene che non uscirò di casa manco per lavorare, oppure... Intanto io voglio mettere in evidenza un commento di Sasi. Signori, è un... Signori, ridete, si fa per scherzare. Oh, Tony Khan, eccolo Cody. Lascia che Tony Khan gli ha dato il mondo a Cody, non l'Elite. Cioè, si può dire che praticamente l'All Elite l'ha fatta Cody. L'ha fatta Cody. Io però inizio a temere, come dicevo, inizio a temere che a WrestleMania 40 avremo una battaglia fra cugini. No, ma secondo me... Wade Barrett e Booker T, attenzione. Chi? Wade Barrett che mi ha rubato il cuore quando ero adolescente. Mamma mia. E la gente dice che ho gusti strani. Sì, Sasi. Ma secondo me... Xavier Woods raggiunge i due commentatori. Comunque, Sasi, non esageriamo, Dempsey contro Roman, non so da fare. Deduco che sia una marchettina per qualche sponsor. Sicuro. Però mi mancava vedere Xavier Woods con l'afro. Mancava. Come erano proprio agli inizi proprio NXT, quando faceva il mago. Che veniva se faceva... No, io no, una battaglia fra cugini intendevo The Rock, Sasi, non intendevo Jey Uso. No, vi prego, se deve vincere The Rock. No, cioè, io intendevo The Rock. Dare la cintura di un part-timer a un altro part-timer è proprio scavarsi la fossa, no, raga, vi voglio bene. Secondo me può essere pure che nei prossimi pay-per-view. Oh, signori, Madonna. Sta per arrivare? A quanto pare, forse, non si sa. Sta per arrivare una persona... Come sì? Sta per arrivare una persona che molto probabilmente ha uno strano hobby che è poco igienico. Ossia quello di... E soprattutto... un determinato frutto. E soprattutto i giovani non lo dovranno recuperare. Il nipote di Jobs. A spin the face. In che senso? La mela. Oh. Sasi. No, raga, però quando vedo Carlito mi viene da pensare a quando era in backstage con Maria.
che maricchia di sé. Sbaglio, era Spit or non mi ricordo qual era, però era mastica, no, sputa o ingoia che feiva la mela, ed era così doppio senso che lei tutta ingenua, cioè, credete che tu sputi o ingoia? Madonna mia, lo ingoio. Qui ci bannano, ve lo dico, eh. Scusate. Non era difficile. Sasi, sono le tre. Capiscimi. Comunque io non ho sentito cosa ha detto Valentina, nel dubbio mi dissocio. Mi dissocio anche. Parlavo del promo di Carlito con Maria. Quello della maglietta di coso, di Carlito della mela. Sì, vabbè, vanno ci dissocio. Così. Signor Peach, vi prego. Signor Peach, sono a casa. No, la cosa che mi fa completamente ridere è che posso dire. Ah, quando ero piccolina, ricordo, quando c'era la theme song di Carlito, io la cantavo sempre così. Carlito, Carlito, cretino. Oppure anche Carlito, Carlito, scemino. Comunque, Sasi, tu non sei del video di Carlito. Chi sarà mai questo terzo? Sei così senza bere, morta. Sì, sì. Dunque. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E se fosse Dragon Lee? No, scherzo. No, ma infatti allora, se fosse Bad Bunny. No, allora, se vogliamo dare retta a Pro Wrestling Insider, è quello che pensiamo noi tutti. Ostia Carlito, se però... poi ci vogliono fare lo sguerbone, non lo so. Vedremo. Dove sarebbe la Indianapolis? Indiana? No, io vorrei andare in Delaware. È bello, no? È abbastanza bello in Delaware, e c'è una mia amica che ci abita. Se non avete intuito, stanno entrando gli Street Profits. Che poi, diciamocelo, nonostante l'età, Bobby Lashley c'ha un fisico e c'ha l'età dei miei genitori, eh. Vi mando una foto di mio padre e poi vedete Bobby Lashley. Non offendiamo Bobbo, eh. Entra in tenuta da papà allo stadio. No, se entra... no, entra in tenuta da muovi saccagno di botte. Bobbo. Come Roberto. Montesforto. Siccome balla Montesforto, scusami. Roberto, guardali tutti i coordinati, sembrano i Monstars contro la squadra dei Looney Tunes. No! Non sarai coniglio, che pollo hai dato la papà. Sassi ha fatto un'ottima proposta. Dario che balla come Montesfort. Che poi, ragazzi, vi vogliamo ricordare che il Don Zio ha messo due nuovi riscatti. Uno con protagonista Eddie e uno come protagonista. Quindi chi vuole riscattate, ragazzi. Perché c'ho tante...
tante storie succulenti, tante pillole di matrimonio. Allora, il mistero sta per essere risolto. No, dovresti fare come papà. Zelina la Vega. Zelina, ti prego, amami. Immancabile la pantofola in mano. Zelina, ti prego, amami. È il microfono. Ah, ok, la pantofola. Ti farei mistero. Signori, risolto il mistero. La terza è Zelina. Mi sembra giusto. Bello. Sta bene. Bello, bello. E se la terza persona raga, e se la terza persona è Alistair? Ma torna Alistair. A cazzissimo. Sembrano l'uomo vitruviano, guarda. E dai, faccio pure io i pronostici alla Massi, dai. E già il primo l'ho scazzato. Beh, io il primo l'ho preso. Vabbè. L'ho preso. Perché io non li faccio, perché insomma, vabbè. Ma cosa? I pronostici. Io l'ho preso il primo. Profits e Lashley, la squadra G eliminazione. No, ma più loro, Sasi. Più il l'NWO, perché cioè, l'hai visti? Una così, l'altro così e l'altro così. Allora, aspettiamo il terzo membro. Immagino, tipo, adesso mi immagino tipo Rey Mysterio che fa lo sdoppiamento come Ginio con Lashley per scambiarsi di corpo. E si tira i pugni da solo. E si tira, sì, magari si tira, prende a mattare da solo per danneggiarsi. Allora, ci manca uno però. Signori? Ci manca il terzo. Signori? A meno che non sia Zelina veramente. Signori? Signori, suspense. E Cody. Ecco. Fammi fare una chiamata, Cody. No, Hasbulla, ragazzi, Hasbulla. Ok. Ma il telefono l'hai trovato occupato, Ray? Ha trovato il telefono occupato, è cominciato che sono in due. 3-2, l'ha detto pure Montesford, vedi? No, è in ritardo. È occupato, Ray. Mi ha lasciato il messaggio in segreteria, non si è capito. Che, no, si vede che Carlito c'aveva cazzi, c'aveva, che ne so. L'hai detto proprio. Sì, c'aveva altre cose, c'aveva l'incompetto, doveva accompagnare. No, gli aveva lasciato un messaggio in segreteria. Carlito doveva accompagnare il nonno. Carlito doveva accompagnare il nonno a prendere la pensione. Dice, no, non posso. Però, cazzo, adesso... Ma se non Carlito, ci sono tante convenienti che puoi usare, a meno che la terza non è effettivamente Zelina, che è Zelina, è lei opera di distrazione a Bordorino. Non ho trovato bene in tele tutta l'America, non c'è sta una mela, che cazzo. Pure nella chat signor... di gruppo sul fan club del George Bente sta dicendo questa cosa. Gamenghini di Santos intanto all'angolo su Montesford. Adesso o ti baciano o c'è un ricarrana, ecco, un ricarrana. Ah, perché sono stati due ore a guardarsi così. Montes, tu me gustas. Me gustas el Ford, me gustas tu. Me gusta Bel Air, me gustas tú. Me gusta Dawkins, me gustas tú. Me gusta Lashley, me gustas tú. Il signor Angelo e Bonna, no, scusate, ho sbagliato. Si chiama Angelo. Che tra l'altro, Angelo Dawkins, se, non so se lo sapete, Angelo Dawkins lo provarono come guardia del corpo di Sasha Banks, prima che Sasha poi cominciasse da sola con la gimmick della boss, perché mi ricordo che su YouTube
presi un video dove c'era praticamente tutta la proiezione di una promo class di NXT, e c'erano queste varie prove che facevano di personaggi, eccetera, e c'era Sasha con Angelo Dawkins dietro così, tipo mosso. E la cosa si chiudeva anche con una cosa abbastanza comica. Ogbonna, da dove l'ho tirato fuori? Non lo so. Mi è uscito. È il primo angelo che mi è venuto in mente. Se Dawkins si facesse crescere i capelli diventerebbe Simplicio. Sì, speriamo che non faccia la panza che ha fatto ora Simplicio. Che ce l'ha remistito comunque, però... Comunque, raga, sono su X e purtroppo non c'è niente. In che senso? Riguardo al terzo membro del team. Mi sa proprio che sarà ufficiale. Entrerà in corso. Dici? Quanto siamo vecchi, mamma mia. Pensa che io Simplicio l'ho visto giocare dal vivo all'Olimpico. Andai a vedere Roma-Bayern. Che c'era Simplicio che fece una partita veramente più schifo dello schifo. Tanto una mezza 619 abbiamo visto qua nel replay. E il signor Ogbonna che ha rifilato un paio di leppe a Ray. E Lashley che lo ha tipo gettato, tipo vuoi scendere, boom, boh, sei sceso. Vabbè, io sto controllando intanto se c'è qualcosa. Sì, al momento c'è più che altro la scaletta. Ha giocato anche al Palermo, l'ho visto Palermo. Qui a Napoli, sì, è vero. Sì. Era anche al Palermo, giusto perché c'è Corey Graves, che è un noto tifoso del Palermo, a quanto pare. Famosissimo. Qualcuno glielo dovrebbe twittare a Corey Graves. Io ce l'ho tra le mani, che devo dire? Che con quella giacca è palesemente un tifoso del Palermo. Aia. Scrivi soccer e non scrivere football, perché altrimenti capiscono un cacchio per un altro. Corey Graves, fan di Miccoli. Tra l'altro Miccoli, grandissimo fan di pro wrestling. Che quando segnava si metteva la maschera di Miccoli, oppure faceva così. Sì. Intanto continuano a maciullare il povero Ray. Niente, ancora nulla. No, ma comunque, raga, dovrebbe essere lui, perché in pratica c'era questo piccolo articoletto di Pro Wrestling Insider, c'era sta notizia, che diceva che insomma questo attacco che hanno subito i fratelli del Toro, Benicio e Guillermo, perché uno si chiama Cruz del Toro, l'altro si chiama Joaquin White. Vabbè, insomma, l'attacco che hanno subito questi due i del Toro Brothers, i del Toro Bros, infatti. In pratica, servisse per appunto come motivazione storyline per far arrivare Carlito, finalmente lo posso dire sto cacchio. Vedremo. Pro Wrestling Insider di solito ci becca 99 su 100, quindi comunque andiamo. ho scritto su, devo ancora mandarlo, ho scritto: Graves as of Open Wrestling TV think that you look like a Palermo F. Sven, tra parentesi, soccer team. Scrivi magari Italian soccer team. Ottimo.
Vediamo se lo va a vedere. Elite si sacrifica per la causa. Veramente lei ha perso persona. Visto, è veramente lei la terza Zelina. Comunque, raga, per un po', per un po', per un momento in un video Ford, raga. Tornato DDT su Dawkins. Sono tutti a terra, non c'è nessuno all'angolo. Mo se deve venire qualcuno, deve venire in mo. Deve venire in mo. Sì, sì, perché per fargli fare l'ottag. Intanto anche stavolta presente la bandiera del Trinidad e Tobago, sì, è vero. Sì, è vero. Dove? Nel pubblico. C'è sempre uno che sta nei pressi del tizio con la maglietta verde. C'è sempre, stanno più o meno vicini. Un altro che ha la bandiera di Trinidad e Tobago e la espone sempre. Che carino. Carino. Tanto Ray riesce a liberarsi del suo avversario, ma non ha nessuno all'angolo. Eccolo! Eccolo! Ha cambiato la musica. Raga, ha cambiato la musica. Delitto contro l'umanità. Delitto contro l'umanità. Non poteva cambiare la musica. Il pubblico è esploso. Signori Carlito, si gode finalmente. In una forma spettacolare, vorrei dire. Ma Carlito mica aspettava che lo domani. No, vabbè, quello sì, però porca puttana. Massi, mutati. Ma dai, so che ci bannino, Massi, per piacere. Raga, un delirio. Che bello. Si è lanciato di testa. Missile. Si è lanciato di testa, Santos. Attenzione. Backstabber di Carlito, signori, sono vecchio. 1, 2 e 3. Carlito arriva e con Pitino portato a casa. Ora dovresti tirare fuori la mela. Se no, non sono contenta. E sputare in faccia a Lashley? Sì. Aspetta, quanto è alto Carlito? Ora dovresti portare... Ora la mela. Voglio la mela. Ma... No, c'è Pizza Hut. Un 1,78 m. Eh sì, no, effettivamente è una forma... Santi sono io, cioè... Una forma smagliante, veramente. Santi sono io, cioè... Che senso? No, nel senso che... Abbiamo la stessa testa di... Quindi mi... Ah. Aspetta, questo mi sa che l'ho... No, questa non l'ho presa, che schifo. Avevo dato la vittoria a Lashley Street Profits. Ok, è arrivata una pizza così a caso. Mamma mia, c'ho fame, mo. Però devo stare attenta per la... Guarda che schifo comunque, raga, ma devo stare attenta alla mia immuno. Perché, ragazzi, stiamo immuno... con Michael Cole, con i commentatori, perché? Ma devo stare attenta alla mia resistenza all'insulina e ho fame. Per ora voglio di Pizza Hut. Oddio, Pizza Hut diciamo che non è male rispetto ai soliti che ci sono. Però adesso voglio questi si fanno la cena. Questi se fanno la cena fanno i rutti nel microfono. È ancora lunga la serata. E noi non siamo da meno, ragazzi. Probabilmente annunceranno Crown Jewel.
C'erano crongiule probabilmente adesso, vediamo. Per la mia vediamo somma che, gioia. Che, vediamo che giorno sarà, ma dovrebbe essere il 4 di novembre. Per la mia assoluta gioia. Ah, una donna sta lì. Esatto, 4 novembre, signori. E mi sa proprio che non andrò né a Milano e neanche a Berlino. Quindi sarò sicuramente in live con voi. Non ci ho fatto caso, sai, Massi, non lo so. Devo risentire. Tanto, tanto la metteranno a breve sulle piattaforme. Quindi la... Dobbiamo aspettare che arrivi. Sei decisiva. Ok. La prossima è estiva. La mano arriva. Oh no! Eccola, eccola, signori. Siamo Jade. Comunque, cioè, comunque è stupendo. Vorrei dire, ma proprio che poi la... subito stretta di mano alla, con il triplo alla tempesta di, degli X-Men. È vero, non ci avevo fatto caso. È vero, non ci avevo fatto caso. Sì. Che poi Tempesta quindi... è una delle mie X-Men preferite, quindi. Stephanie McMahon chiederà il divorzio. Erano già usciti dei rumors. Voci. Erano usciti dei rumors che ovviamente sono rumors, ragazzi. Se questi due si separano, viene veramente la fine del mondo. Intanto adesso vedremo tre quarti d'ora di filmato un'altra volta. Oh, però intanto finora devo dire un evento che si lascia guardare. Sì, infatti, cioè comunque è passata una buona ora. Sono, sono abbastanza curioso di capire come se la vogliono spiegare con Cody e Jey Uso campioni di coppia, cosa che devo dire mi ha sorpreso molto. Sono abbastanza curioso perché a questo punto i piani per WrestleMania io ho paura che siano cambiati. Vabbè, ma da adesso fino a WrestleMania può cambiare. È vero che c'è tempo, però diciamo che non, cioè non me l'aspettavo. E vediamo. Secondo me una da dopo le Survivor Series possiamo farci un'idea più chiara. Ma probabilmente alle Survivor Series pure potrebbe succedere che il Judgment Day se lo riprende. Ah, chissà. Comunque posso dire una cosa? Ho appena rivisto il video dell'entrata di Carlito e Massi c'ha ragione. C'ha ragione. Massi ha ragione. Sasi, avresti anche ragione. Il problema è che, aspetta, mettiamo in evidenza il commento per, giusto per far vedere, ma Triple H sposa Seth per avere potere e divorzia quando Vince non può più licenziarlo. Signori, il si libera l'assassin. Avresti anche ragione, ma alla fine sono rumors, cioè sono stupidaggini, perché la notizia è stata diffusa, la notizia di questo possibile divorzio fra i due è stata diffusa da un sito, da un portale, insomma, che ha una credibilità che è uguale praticamente alla mia, che mi metto a, non lo so, a pregare in turco, voglio dire, nel senso... Dico solo che nell'epoca dei social, che bene o male un po' tutti dicono gli affari propri... Che poi è stato molto divertente... È stato molto divertente perché questa notizia è stata anche smentita da Kevin Nash, che ha reso praticamente pubblica una conversazione che ha fatto proprio con Triple H stesso via messaggi. Kevin Nash gli ha detto praticamente, ha letto i rumors, erano tipo le 3, le 4 di notte. Kevin Nash manda un messaggio a Triple H e gli dice: oh amico, guarda che se vuoi parlare io ci sono. Sai, convinto che comunque potesse essere successo qualcosa. E Triple H gli risponde: ok, che sta succedendo nella mia vita che io non so?
E Kevin Nash gli fa: ho letto i rumors, ho letto sta cosa che tu e Steph potete avere problemi, che state divorziando. Dice: no, è bello come la gente si inventa ste cose sulla mia vita. Dice: io l'unico problema che ho è che sono alla partita delle mie figlie, alla partita dove le mie figlie fanno le cheerleader e mi sto rompendo le palle. No, vabbè, raga. Cioè, alla fine, quindi sappiamo, grazie a quel Nash, tipo papà dell'anno, comunque. No, quello rimarrà sempre il ruolo di Christian, il papà dell'anno. Signori, adesso altri due anni e mezzo per entrare tutte sul ring. E arriva Carlotta per la felicità di Raki. Ha un solo problema Triple H, e sappiamo tutti di chi e cosa parlo: il naso. Vabbè, quello lo dicono tutti. Cosa c'è un naso enorme Triple H? Allora, signori, io sento puzza di cambio di titolo. La paura è quella. Io lo dico, ho pronosticato Charlotte. Bayley in qualche modo gli costa il titolo. La paura è tanta. Ecco, Sasi che mi cita, frate Monasone. Come lo chiamo sempre io, il triplo. No, a me fa venire tutto, basta che non sia Charlotte. Io amo una sola persona che c'ha il Charl all'inizio del nome e non è Charlotte. Boom. Allora, sinceramente Asuka mi sembra impossibile, anche perché non avrebbe molto senso che vinca lei, per quanto mi piaccia. Quindi se la giocano per me o Charlotte o io Sky per la vittoria finale. No, ragazzi. A meno che hanno fatto vedere Jade all'inizio, cioè prima del match. Per come l'hanno pompata la sua firma, il suo ingaggio, io non penso che si limitino a un'apparizione, che l'hanno fatta anche nel kick-off, tra l'altro. Quindi secondo me ricompare. Quindi teniamo d'occhio sto match. Attenzione, il chairman lancia la sua bombazza. Mantiene io perché Jade distrae Charlotte. Allora, secondo Pro Wrestling Insider, Jade dovrebbe far parte di Raw. Però, a quanto si dice, dovrebbe anche comparire sia a Raw che a SmackDown, almeno per l'inizio. Quindi potrebbe esserci. L'hanno detto che è free agent, o è no, inizialmente? No, hanno detto che era una delle free agent più ricercate di tutte. Non è che... Io Sky is the new Bruno Sammartino, vai! Io Sama. Lo so, ragazzi, fatemi illudere. A me va bene tutto, a me va bene qualsiasi cosa, vi prego, non Charlotte, basta Charlotte, io voglio bene. Sì, può tenere questo status fino a quando non l'assegnano definitivamente, sì, giusto. Adesso bisogna vedere come fanno, capito? Perché o può essere o che magari la fanno comparire così un po' da tutte e due le parti per dare quell'alone di mistero, a dire dove firmerà, con quale brand andrà, eccetera, eccetera, oppure dicono vabbè, sì, sta a Raw, però fa il cazzo di... Che non sarebbe, diciamo, una novità, fanno un po' tutti alla fine.
Allora, ci hanno messo, hanno fatto circa un minuto ciascuna per entrare. Sì, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, l'abbiamo anche detto recentemente al Blueprint, e mettere la Cargill come nuovo elemento della stable di Bobby Lashley. Ci starebbero, ci starebbe benissimo in verità. Dici? Sì, cioè se non vogliono tornare Bianca e quindi metterla con il marito nella stable di Bobby Lashley, sarebbe perfetto, perché potrebbero andare appunto a scontrarsi Bianca e Jay. Madonna, mamma mia, scusate, raga, scusate. E a questo punto aspettiamoci, non so quando, aspettiamoci che magari mi arrivi pure Kairi. Aspettiamocelo. Finisce sto match, all'improvviso entra Kairi. Non succede, ma se succede cade giù il palazzetto. E visto il risultato ottenuto stasera, direi che una Bianca che arriva a dare uno scossone ai tre incapaci non sarebbe male. Ci sta. E basta giapponesi. No, a prescindere. Subito col mist. Asuka subito con il mist. Subito, stavamo ancora pensando ai fatti nostri. Mist subito. E vabbè, ovviamente ha cercato di farla di rapina alla Pippo Inzaghi. Asuka is the new Pippo Inzaghi. Può essere che siano parenti. Vediamo adesso Charlotte cosa farà, se avrà una reazione da Supergirl oppure se... Raga, arrivo subito. Si sente l'eco? Sì, sì. Non è mai leggero. Non è, leggero. Non è molto, non è, sì, è leggero, però insomma... Intanto stiamo vedendo che Charlotte continua, insomma, a soffrire per il mist negli occhi. Raga, ve lo dico, vince Charlotte, fidatevi. Rimarrà fuori per un po' il tempo che le due si scazzotteranno e entra Charlotte e schiena. Aspettiamoci anche Bailey da prima o poi, perché comunque, nonostante io abbia detto vabbè, non ho bisogno di voi, magari Bailey con la scusa di volerla aiutare alla fine poi le costa il match. Aspettiamo, vediamo. Molto bella Magistral Cradle di Io Sky, stava quasi per succedere la frittatona. Ma sono due. La frittatona. Perché l'arbitro si è dovuto interrompere proprio bruscamente. Però una cosa non capisco. Nei costumi delle veste giapponesi c'hanno quella cosa, quella disegnatura tipo tanga sul pantalone. Non so se ci avete fatto caso, c'erano tutte e due. Charlotte, devo dire che questa sciocca di capelli azzurro-verde sta bene. Ciopponi? Io
le sale praticamente sulle spalle, tipo bambino che dice papà portami sulle spalle. Bello, bello questo back suplex. Oh, bellissimo. Sto reverse vorrei provarlo a fare. Io c'è una faccia, sembra, non lo so, in sto match la, se, mi sembra tipo quelle bamboline che si mettono sui letti. La vedo un po' troppo monoespressiva, non so, una cosa mia magari, eh. Oh, come ha fatto? No, comunque, una cosa la devo dire, che un ring della WWE è decisamente enorme. Enorme di un... più grande... Credo sia la misura, o se non standard, penso sia... non lo so, quant'è? Non l'ho mai misurato. Aspetta, me lo disse la mia amica, che si è allenata negli Stati Uniti, perché loro hanno proprio i ring di NXT. Però ha detto, rispetto a... facendo la differenza tra il ring nostro e quello che c'hanno loro, che quello che hanno loro è più, molto più grande, decisamente. Ci sono delle diverse dimensioni di ring. Vabbè, effettivamente si vede un po' dalle ring italiani che... lo vedi, i ring della... sì, i ring ad esempio della IWA sono un po' più piccoli, credo. È una cosa che non ci ho mai fatto caso. Dunque, intanto Asuka e io che si danno battaglia sulle corde. Si danno battaglia navale. Di Asuka. Asuka che ha la stessa espressione identica delle vecchiette alla cena di Natale. Asuka pure. Dici quelle nonne che danno i soldi sotto al tavolino? No, quando sono tipo le cene a buffet che, sai, gli anziani vanno sempre davanti perché sennò... Charlotte intanto sulla terza corda, crossbody! Ricordiamo che Asuka ha più di 40 anni, sì, dovrebbe avere 42. 42. Infatti. 42. Aspettate... Quindi 10 anni di differenza a noi. Già. Sì, 42. Sì, 10 anni di differenza. Alla stessa età di Priest. Io invece ce n'ho 10 di meno. A 32. Lei ha lo stesso anno e lo stesso giorno e mese di Priest. Fare i compleanno insieme quei due. No. Charlotte cerca un doppio suplex. Vediamo. Charlotte ha chiamato lo spot. Non so se l'avete sentita, raga. Ha detto ready? E poi hanno fatto lo spottone. Non so se l'avete sentita. Quando... cioè, stavano tutte così. Charlotte ha fatto ready? Cioè, si è sentito proprio. Si è sentito netto. Madonna. Nitido. Mamma mia. Sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Ma che non senti noi? Massi, tu ci senti?
Lol. Vedi la chiave Marco, pronti a sentire dolore? Sì, vabbè. Anche. È una lettura. L'età esatta per tirare i remi in barca e fare da chioccia a giovani leve. Assolutamente sì. Sempre che comunque le sta bene a lei, perché magari se lei ha altre ambizioni potrebbe andare a scadenza e andarsene da un'altra parte. Mi sentite? Sì, sì. Tu ci senti? No, pare di no. Prova. Senti? Senti? Prova. Firmerei subito per arrivare così a 42 anni, così come Ray a 49. Arrivarci così sarebbe una conquista assoluta. Io Sky è arrivata forse un pochettino corta, forse, però insomma l'esperienza ha fatto modo che si apparassero. Io cade. Charlotte probabilmente Moonsault che ormai abbiamo conosciuto ed apprezzato, molto bello, perfetto, molto bello. Comunque questa cosa degli anni non va bene, cioè io a 30 ho gli attacchi di un ottantenne. Non va bene. Anziana. Diversamente giovane. Parlerà la mia Pepe viva. Tra tutti si è messi probabilmente bene. Shotei da parte di io, Ecco, avevo solamente il volume basso. Ci senti? Senti? Sì. Sono tornata alla Eric Bishop. Parlate per voi, io sono giovanissimo. Sei diversamente giovane, certo. E dai, Dodo e basta. Non sei giovane, zitto. Sei un dittatore. Attenzione, abbiamo Charlotte con io sulle spalle, Asuka, Tower of Doom. Mamma mia. Dai, match che comunque ha preso un buon ritmo. Che shock, ragazzi. Vorrei vedere anche queste tre fenomene. Però sta venendo fuori un bel match. Qui i match che stanno sono che andavamo tutti sullo sticazzi, invece si sta. Sì, vabbè, forse è quello con la costruzione. Forse è quello con la costruzione. Oddio, ce ne sono un paio che hanno avuto una costruzione non fortissima, però comunque abbastanza da. Abbastanza da essere interessanti per questo pay-per-view, secondo me. Intanto Asuka prova l'Asuka Lock su Charlotte, che però...
Charlotte dal Vomero con amore. Dal Vomero, scusa. Charlotte la principessa del Vomero. Carlotta la principessa del Vomero. Vero Sasi? Comunque, raga, la prossima volta mi devo mettere con Sasi, che mi devo ricordare tutti i nomi. Vi faccio la lista dei wrestler divisi per le zone di Napoli. Vabbè, non sarebbe mai potuta finire così. Palesemente di via Luca Giordano. Vabbè. Si dà quell'impressione della, sai, con la puzza sotto al naso. Della donna stilosa, della donna tutta, sai. Oh, ragazzi, bella questa sequenza. Charlotte ha problemi. Charlotte, sì, vabbè, io e Asuka che cercano di far cedere Charlotte, nel qual caso sarebbe problematico determinare la vincitrice. Tentativo di Asuka Lock su Io, che però cerca il pin con esperienza Shotei su Asuka. Oh, l'ho sentita. Codebreaker praticamente di Asuka e Spear di Charlotte che OP come preferenza. Attenzione, 1, 2 e no. Che poi devo dire, le spie di Charlotte mi piacciono assai. Bailey, eccola qua. E signori, siamo per arrivare alla fine del match. Ormai sembra evidente. Che vince Carlotta? Sembra evidente che il match stia per finire. Bailey che ributta. Ributta Io Sky sul ring. Attenzione, big boot. E quindi ovviamente qua ci sono altri screzzi fra le due. Asuka con una super codebreaker. Super codebreaker, anche un pochino. Conto di due. Bailey che sta cercando di gettare a forza. Sì, perché diciamo, nella sua testa Bailey la vorrebbe aiutare, quindi... Pamelona, hai bisogno di un sacco di acqua fredda. Charlotte contro Bron Breaker subito, Se si potesse, no. gara di Spear. Se si potesse, probabilmente lo farebbero. Ma mamma, lei fa veramente una bella Spear. Charlotte. Asuka Lock. Asuka cerca la Asuka Lock. Figure 8, ragazzi. Charlotte figure trova. No, figure 4 adesso, per il momento. Tanto Bailey. Figure 8, ragazzi. Bailey, tu sai che puoi entrare, che non c'è squalifica, vero? Tanto l'arbitro distratto, attenzione. Moonsault di Io. Arbitro conta, li mortacci tua. 1. Dario! Sì! Ti gode! Dario, occhio, che ci bannano. E poi di che so io, Sky. Beh, non abbiamo detto niente. No, Dario ha chiamato i morti di qualcuno. Ci aveva visto giusto Massi. Diciamo che la paura era tanta che potesse succedere, però insomma Bailey stavolta ha fatto il suo dovere, nel senso che per una volta un'interferenza di Bailey che va a buon fine. Eppure questa non l'ho azzeccata, perché Asuka aveva ceduto, attenzione però, ce l'hanno fatto notare i commentatori, che non me ne ero accorto, Asuka aveva ceduto ma l'arbitro non ha visto, quindi Charlotte tecnicamente potrebbe adesso, diciamo, insistere per avere un match singolo. Perché Asuka aveva ceduto, si è visto nel replay, noi non l'avevamo visto dalla nostra angolazione,
o forse l'avevamo visto, ma eravamo troppo presi a aspettare la mossa di Dio. Beh, adesso tocca Cena Knight contro la Bloodline. Ebbene sì. E siamo, non sono neanche le 4. Sì, ma volevo Jade. Chairman, mi sa che a sto punto ce la dobbiamo tenere con questa apparizione nel kick-off così abbastanza scrausa, che effettivamente mi fa molto, molto innervosire. Perché ci hanno praticamente... diciamo spiattellato la ciolla con Jade Cargill che arrivava, firma, mamma mia, grande free agent, 14 milioni di views, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine un'apparizione sul kickoff che l'hanno vista tre persone che siamo noi tre. Ciao. Questa cosa mi fa un pochino girare i Cody Rhodes. Tanto rivediamo appunto la vittoria di Cody e di Jey Uso. Jey Uso di nuovo campione di coppia, tra l'altro. Per la prima volta senza il fratello. Ah, faranno la press conference di Fast, perché a Payback non la fecero. Scusa, dove sta Luca? È andato Luca? C'è Luca? Oh, LA Knight che arriva con la macchina della Slim Jim. Che guida spericolata. Ma sentite il pop, ragazzi. La cosa bella di LA Knight è che LA Knight è tecnicamente l'underdog dei nostri tempi. Di questa era. È l'underdog. LA Knight tutto ingrippato. Crepato. Sassi, tesoro mio, Sassi amore, sei per caso dove, in quale quartiere di Napoli potremmo mettere LA Knight? Perché io lo metterei al centro, verso via Toledo. Vedi che ti capisco pure io, eh? Antipatico. Adesso l'improbabile coppia 2.0. Lo vedo di Porta Capuana. Sì, in effetti ci può stare. Vabbè, altra mezz'ora di package. Infatti, alla fine i pay per view durano tanto per i package, alla fine non è che... Appunto, non ci ho pensato. Vabbè, dai, in tempo che fa continua questo package, magari possiamo spostare un po'. Sì, ma scusami, vai. No, ho detto il tempo che finisce il package, magari possiamo spostare i wrestler nei quartieri di Napoli. Vai, Natalia. Yam. No, Dio, bello. Ecco, per esempio John Cena sembra una matricola dell'orientale, come si veste più che altro. Benissimo, io che ho un amico all'orientale concordo completamente, anzi si è appena laureato all'orientale, concordo. Mentre Jimmy Uso è uno che è un veterano dell'orientale con 4 anni fuori corso. No, Jimmy Uso è un abituale frequentatore di Piazza Bellini. Appunto, proprio perché ha 4 anni fuori corso è un cliente abituale di Piazza Bellini. Però avete visto, non so se non mi ricordo se era Dynamite, che ci fu quel promo di Samoa Joe con il whisky, la sigaretta e il sigaro. Sì. Proprio mafioso, proprio.
lui va secondigliano. Siamo oggi a secondigliano. Callita di Baccoli. Perché? Perché Baccoli? Perché c'hanno i capelli afro a Baccoli? Oppure ci sono le mele. Ah, fino al mare in questo senso, vabbè, di mare chiaro, mica c'è bisogno di arrivare fino a Baccoli. E chi è? E chi è Amsic? Bello, no, quando... Ah, ecco, perché è tamarro, ok, sì, ci sta, allora sì. O se no lo fai della provincia, tipo, che ne so... di Castelvolturno, di Varcaturo, che ne so. Varcaturo più che altro. O Stabinese. Tipo ce lo vedo Carlito. Carlito e il resto dell'LWO appare bisboccia, tipo al Villaggio Coppola, Lido Mappadella, sti posti qua. No, comunque, raga, una cosa devo dire... cosa mi sta divertendo assai. Beh, noi l'abbiamo già detto l'altro giorno a Next Big Thing, voi non c'eravate la Next Big Thing, avevamo detto che i Brawling Brutes sono dei quartieri spagnoli a mani basse. Tanto scusate ragazzi, ci sono sto, c'è un attacco, di zanzare, c'è una zanzara che in agguato, che già allora, prima qua stiamo con i riscaldamenti accesi ancora, attenzione fa freddo, fa freddo, c'è la mattina presto meno 4. Pat McAfee zio Pat, ragazzi, cucciolo di mamma, perché qua, essendo in Indianapolis ci sta, certo. Sì, effettivamente, perché ha fatto il venerdì, cioè la introduzione. Indianapolis Colts, la cintura personalizzata. Signor Patrizio Antivirus. Fino adesso un bel pay per view, secondo me. Sì, si è lasciato guardare. Niente di eccezionale, ma insomma, non ci potevamo aspettare chissà quale. Vabbè, non ci aspettavamo sicuramente WrestleMania. Antivirus. Beh, Pat, che cacchio stai dicendo? Sì, infatti la 41 la fanno a Minneapolis. Genio. Va bene. Molto probabile, a quanto si dice, la 41 dovrebbe essere Minneapolis. Dalla 42-43 forse possiamo sperare di vedere a Parigi qualcosa, forse Parigi. Cioè, se lo fanno in Europa è Parigi, al 100%. Penso più Londra che Parigi. No, non a Parigi, perché la WWE vuole fare una WrestleMania, cioè vuole fare un evento a Parigi
da troppo tempo, da una vita. Auguri con le cimici. Sì, Parigi, Berlino, sti posti qua. Auguri con le cimici, se a Parigi. Coi topi. Ma in un paio d'anni, che cacchio, non hanno per bene. Tutti a Parigi, ma se... no, veramente, sì. Quindi Pat McAfee, guest commentator, signori. Ok. René Dupré che è sposta a Parigi, col cane, con pipì. Che poi giusto qualche settimana fa ci ho parlato con Dupré. E vabbè, allora facciamo questo spot dovunque, Londra, Indianapolis, Bari, sì. La bella WrestleMania in live dal San Nicola di Bari. San Nicola. Ovviamente io farò da manager e traduttrice per Charlie, raga. E invece di dormire in albergo andiamo a dormire da mia nonna. Giovanni pasto serale. Come c'era scritto tanti anni fa sulla versione satirica di Wikipedia. Non enciclopedia. Giovanni pasto serale. Non enciclopedia. No, aspetta raga, la prendo, aspetta. Non live, non enciclopedia. Evitiamo. Il migliore è ma tardi, ma è tardi. Oppure a Milano, giusto il tempo di fare lo stadio nuovo del Milan. E... al San Siro? Ci vorrà un po'. Al San Siro magari. Sì, contieni di a San Siro. Non sapevo che il Chairman battesse cuore rosso-nero. Io ho convinto che fosse tipo su del Palermo. Sarebbe perfetto. Sì, no. Qua, ci mettiamo a Shanti Adonis a alzare i mattoni per lo stadio, tanto devi mettere la cartella. Cavaliere di Los Angeles. Scusatemi, ma il commento di Shanti mi ha stesso. Si può dire ha più titoli che capelli, Piccicine San Francesco. Francesco c'aveva la tonsura, signori. Quindi c'aveva i capelli solo qua, cioè solo ai lati, al centro niente. Ma sbaglio hanno fatto un bocce enorme che è uscito scritto Payback dietro? Qualcuno se n'è accorto? Ho visto la C con lo stesso design di Payback, del logo di Payback. No. Non ho notato. No. Che poi, raga, sapete come si chiama il padre di Giovanni Paso Serale? Mister Pranzo. Tecnicamente il papà di John Cena si chiama John Cena Senior. Via, raga, per piacere, una battoleggiante qua. Jonathan Felix Anthony Cena Senior. Cioè, anzi, John Cena si chiama Jonathan Felix Anthony Cena Junior. Signor Sina, un altro nome, aggiunga un altro nome. È sempre più simile a Taz con sta asciugamano in testa. Ma chi vuole per Hook? Sì. Dov'è Hook quando abbiamo bisogno di lui? No, veramente, cioè a questo punto sì. Taz. Sì, ho capito. Io ti ho fatto la battuta. Capite? Aspetta, no, ma cosa sei fatti i capelli bianchi, Eamon? Sì, non li ha tinti.
Sta meglio, onestamente. Quei capelletti ti sembrava troppo Berlusconi. La buona anima. Sì, Goa sembra uno delle case nuove. Citazione altissima. Sommarino e casa nuova di Amado Vindinova. Citazione altissima. Per chi coglie. E Roman dove lo mettiamo, Roman? Posillipo. L'avrei detto pure io, Posillipo. Signori, pubblico tutto dalla parte di LA Knight, del Cavaliere di Los Angeles. Vero? Ops, ecco. No, potrebbe essere, sì, perché alle volte, cioè pure quando stava con Lesnar, quando Lesnar perdeva, quelle rare volte che Lesnar perdeva, non si faceva la barba e non si tingeva i capelli. Oh, grande Massi. Signori, non so se state notando, il pubblico sta dicendo let's go Sina e non c'è Sina Sax dall'altra parte. Un miracolo, ragazzi. Fatta la storia, signori. Siamo arrivati a questo livello di leggenda. Mamma mia, veramente, c'è una piazza in mezzo ai capelli. Ci passano le macchine. Sembra un Monaco, ragazzi. Metteteci in vigile a dirigere il traffico. C'è una piazza John Cena nei capelli, mamma mia, poveraccio, mamma mia, veramente, guardalo. Le cose sono due: o si rasa i capelli o fa come Antonio Conte. Sina con la curva del Maradona, addirittura. No, è una piazza, dai, è una piazza, palesemente una piazza che c'ha in testa. No, sa, c'è Piazza Dante. C'ha proprio il vuoto qua. C'è Piazza Dante, manca la statua di Dante. Se tu gli metti, sai, gli compri uno di quegli obelischi piccolini nelle bancarelle dei souvenir, glielo metti sulla testa, è Piazza del Gesù con l'obelisco. Aiuto. Sto sentendo... Sassi, ormai sei il nostro esperto. In che zona di Napoli mettiamo Sina? Abbiamo detto prima. Quale? John Cena è la matricola. Ah, è vero. John Cena è la matricola. Cavaliera di John Cena. O magari un professore dell'Orientale. Ma vorrei la stessa flemma di Solo nella vita, cioè affrontare le difficoltà della vita come Solo si può, così. Sì, con un incazzo perenne addosso. Vuole dire una cosa, ma c'è una parolaccia, altrimenti ci bannano. Sull'incazzo perenne siamo là. Ci siamo più o meno. Un'altra cosa. L'ho scritto. Esatto. Posso dirla? No. Ok. Però avete capito. Sì. Come sono sicuro. Ah, duro. Mi sono censurata. Come? Aspetta, mi manca la cosa della censura. Tra l'altro trovo molto intelligente l'idea di far cominciare John Cena il match, perché se lo prende LA Knight e cade giù l'arena, sì, è un'idea molto intelligente. No, sarebbe perfetto. Lo vogliono un video di Geolier, ma anche no, grazie mille, tanto rispetto per il suo lavoro, ma John Cena ha il rischio che si rompi i pantaloni. Comunque a me nessuno me lo toglie dalla testa. Sì, cioè, secondo me un probabile sfidante di Roman Reigns potrebbe essere pure Solo. Ma lo stiamo dicendo tutti. Perché tutti i match che ha vinto Roman Reigns li ha vinti solo ed esclusivamente grazie a lui.
e lui potrebbe rivalersi di questo, avrebbe la credibilità per farlo. Sì, certo. Allora, con il fatto che Cody ha vinto i titoli di coppia stasera, non lo so come si vogliono ma muovere, però... Ma lascia i titoli di coppia, perché potrebbe succedere di tutto. Considera però che le mo... strade sono tre. Considera che mo, proprio perché ha vinto i titoli di coppia, può comparire sia a Raw che a SmackDown, molto più spesso. Quindi quello non significa niente, però al di là del fatto di Cody Rhodes, secondo me l'unica persona effettivamente inerente per sfidarlo potrebbe essere solo, cioè sarebbe c'hai molto coerente. C'hai tre possibilità. C'hai Cody, c'hai solo, oppure quello che non deve essere nominato. C'hai The Rock. C'è una parte solo. Cioè, toglierlo a un part-timer per dargli un altro part-timer? No, grazie. Sì. Raga, vi faccio due azzardi. Sì, però comunque... è una possibilità. Perché c'è questa collaborazione di Judgment Day contro... con la Bloodline, quindi può pure essere che Priest potrebbe non incassare oggi, ma incassare su Roman. Col Judgment Day che fa il doppio gioco e ne approfitta. No. Oppure Priest se incassa su Rollins. No, ma non ha perché Roman non può perdere, no, Roman non può perdere il titolo con un incasso del Money in the Bank. Cioè Roman deve perdere con un match, Roman deve perdere con una storia che porta a un match che poi no. Un titolo così storico, un regno storico non può finire col Money in the Bank, sarebbe un declassamento assurdo. Sì, no, assolutamente, può succedere, sa, sì, che si può liberare tranquillamente Cody. Sarà interessante vedere come a questo punto, perché cioè considerate pure che ci sono ancora Kevin Owens e Sami Zayn, potrebbero fare un match alla pari e magari lo vincono Sami Zayn e Kevin Owens, chi lo sa. Può essere qualsiasi cosa, cioè considerate pure, cioè ci sta l'Imperium, chi ha detto DIY? DIY, esatto, cioè bella roba. Può essere qualsiasi, può essere veramente la qualsiasi. Ma sono contento della riunione del DIY. Comunque ho paura di stare sul Tumblr, ti giuro. C'ho paura adesso. No, vabbè, ma far perdere le night no, mai in esistenza. Mamma, forse sono innamorata. Solo sicuro per la felicità della Cree. Ormai ci sono quattro brasse che mi fanno pensare alla Zacree. Uno è solo Sikoa, Bronson Reed, Damien Priest e il triplo. Big Nose H. Intanto solo Sikoa colpisce John Cena con una culata. E le fangirls che dicono beato Sina. Perché sembra strano, ma solo Siku ha delle fangirl. Il labiale sembrava quello. C'ha una piazza John Cena in te. Non si può guardare John Cena. Ha avuto un tracollo coi capelli, una cosa assurda.
Eppure quanto potrebbe considerare l'idea? Bisognerebbe regalargli un biglietto per la Turchia. Ci dissociamo? Magari no, tramite la gente. Nel paese ci sono numerose cliniche che effettuano trapianti di capelli, solo per quello, ragazzi. Comunque adesso, però. No, che poi c'è Giuseppe Sapio che praticamente con la madre si è aperto un'agenzia di viaggi e lui organizzò appunto i viaggi apposta per il trapianto. Lo organizzano proprio. Quindi mandiamo da Giuseppe Sapio, da Rossella Viaggi e Che Viaggi. Attenzione all'improvviso, all'improvviso, stile WrestleMania 21 contro JBL. Che bello. All'improvviso attitude adjustment così, a muzzo. All'improvviso, le prende tutto il match, attitude adjustment. Sa se ci proverò. Esatto. Cheat. Forza, Johnny Boy. Tag intanto entra solo, che manda per le tette il Cavaliere di Los Angeles. Oh, il Cavaliere di Los Angeles mi piace come soprannome, quasi quasi me lo rivendo. Sina, mi fa strano vederlo come un vescovo. Beh, c'ha la tonsura, sì, è diventato frate. È diventato Monsignor Sina. No, ragazzi, avete visto? C'è Paul Heyman col meme che sta andando avanti a parlare col telefono, immagino, con Roman Reigns, che gli sta raccontando il match. È assurdo, cioè. No, sarebbe Bishop. Sa sì. Sì, fra Giovanni da Boston, esattamente. San Giovanni da Boston. Perché ormai c'ha la tonsura, guarda, cioè veramente giusto al centro della testa, è una cosa veramente inquietante. No, John Cena è San Giovanni da Boston. Comunque è stato fatto martire un sacco di volte. Non è ancora santo, è fratello. Allora, probabilmente c'è stato un botch di telecamera perché hanno inquadrato John Cena che parlava. Cioè, la telecamera si è abbassata su John Cena stava parlando, il cameraman se ne è accorto, lui ha rialzato di nuovo la camera. Probabilmente John Cena stava chiamando qualche spot, perché John Cena lo fa sempre, cioè c'ha sempre sto vizio di urlare gli spot, John Cena. No, comunque mi vedo John Cena col cappuccio in testa. C'è stato questo probabile botch di telecamera. Vabbè, ma a prescindere non lo possono guardare così, cioè non possono inquadrare così a muzzo, devono controllare cosa stanno inquadrando. Dario, posso dire una cosa? Guarda, pure adesso sul campo largo, se ci avete fatto caso, si è visto John Cena che stava muovendo la bocca probabilmente per dire qualcosa solo. Si fa sgamare Cena in un modo tremendo. C'era un famoso cage match contro Sheamus in una puntata di Raw, dove John Cena si sente proprio che gli dice sì. Dice dammi un calcio, proprio forte, aia! John Cena alza i piedi e... I gioielli della Bloodline. E colpisce solo proprio là. Dice ma non c'è squalifica? Tecnicamente dovrebbe esserci. No. No, vero? È un low job, scusa. No, low blow. Scusate. Low job. Basta. Dato un lapsus, basta. Scusate. Andiamo avanti. Comunque, vi vedrò Sina con un cappuccio marrone in testa e dire mamma, mi sa che sono diventato santo. Cucciata, sì. Entrate le night, intanto il pubblico è scoppiato come avevo previsto. Poi Sina va
Quindi attenzione, non può mai finire così, infatti. Anche perché andare giù dopo un colpo sarebbe stato... Però a sto punto, caro Jimmy, se il super kick allora, è inutile perché si alzano sempre una volta allora, che lo fai... Allora, Eyman palese meme. Sì. Ce lo metti al posto cioè, di... Guarda... Oh, comunque, raga, ho ancora un'altra cartuccia nel mio Machoverse. Mi immagino Sina che va da LA Knight. LA Knight che gli propone di fare team contro la Bloodline. E John gli dice... E se poi te ne penti? Yeah. Pubblico impazzito. Cioè, LA Knight è talmente over... È talmente over LA Knight che pure se va in una città con 10 abitanti lo conoscono tutti e 10. Attenzione, uso splash perché Sina si è sacrificato con una leg drop, anzi una crossbody su solo Sikoa. Jimmy si è buttato su John Cena, quindi ora sono tutti a terra. Credo sia una delle pochissime volte nella carriera di John Cena che fa una crossbody. Guardatelo, cioè John Cena non ci pensa minimamente a nascondersi, infatti ora stanno facendo la visuale dall'alto per non far vedere. Everybody's down in telecronaca, ma serio? Everybody's down in telecronaca, beh sì. Ma veramente ragazzi, cioè, guardatelo John Cena, cioè, John Cena non ci prova neanche a nascondere il fatto che chiama gli spottoni. Una persona non sa... Cioè, sì, se no, potrebbe, lo guardi in chiave Mark, sì, no, assolutamente. Potrebbe anche dire sta parlando col compagno per invitarlo a rialzarsi, cose del genere. I commentatori possono apparare in qualsiasi modo. Mi ricordo una volta che c'era un match, non ricordo quale, però di parecchi anni fa, dove praticamente la telecamera inquadrò Chris Jericho che stava chiamando lo spot e JR risolse attenzione, un'altra volta la sequenza che abbiamo fatto, questa è già la terza volta che la fanno. Show settimanale pay per view. In pratica, stavo dicendo, inquadrarono Jericho che stava chiamando lo spot e JR disse: Jericho sta parlando da solo per trovare la concentrazione necessaria, qualcosa del genere. Lo risolse così, insomma. Ah, oh, mamma mia, ho fame, ma non posso mangiare. Che scatole. Signor Jimmy, signor Giacomo utilizzo. Bella. È superflex. Bello. Non me l'aspettavo da LA Knight questa cosa. No, nel senso che comunque è pulito. Five knuckle shuffle. È passato un cazzottone di Sina. BFT. Piroetta di Jimmy nella caduta, 1, 2, 3. Sì. Allora, ricordiamo ai nostri spettatori che questo match valgono non uno, ma due punti. Fatto di prendere la mia chat col Donzi. E ho fatto due punti, ragazzi. Ho fatto due punti. E Iman, sai che se ne va sconsolatissimo. E intanto... Guardate la dicotomia, signori, anche in chiave storyline. Jay ha appena vinto il titolo. Jimmy si è preso il pin. La disperazione di Jay. Attenzione, tu mi hai alzato. Secondo me adesso è infatti il contrario. Perché a Payback è stato John Cena ad alzare il braccio ad LA Knight, stavolta è il contrario. Eyman in prega in assiro babilonese, no in acerrano, sa sì. Comunque sì, da una parte Jay che vince Jay il ha titolo. Appena vinto un titolo e Jimmy si è preso il pin e venerdì a SmackDown c'è Roman, ci sarà da ridere. Non va a finire bene per Jimmy.
non può andare a finire bene col Roman Reigns un'altra volta. Ma tu hai fatto la comare, gli hai raccontato tutto il match, che cazzo lo chiami mo? Sta ancora parlando con Roman Reigns. Bello, i mannacerano, mannaggia la carta ralla, piglia tu schienamand. Yeah! Lei, night, yeah! Ah, Kevin Hart. Oh. Juan Cena si è fatto la foto con Carlito, con scritto Old Friends Meet Again. Mo manca il Last Man Standing. Wow, il Last Man Standing sarà massacrante, ragazzi, secondo me. Cioè, durerà... sono le 4 adesso. Se... sono le 4 e 10 ora. Fatemi vedere una cosa. Perché ora sicuramente ci sarà scritta la preview, cioè perché ora è prevista. No, ma la press conference possono anche slittarlo come orario. Vero, però. Perché l'hanno fatto... Oh, attenzione. Oh. Aia. Quindi ragazzi, non incassa? Lo hanno, praticamente Ria lo avrebbe convinto a non incassare, perché ha detto guarda come stai, tu hai detto stesso tu che non la volevi, non volevi fare le cose di corsa. Mi sa proprio che preso oggi non incassa. Ovvio, però. E Ria ha preteso, diciamo, che Priest le consegnasse la valigetta, però stiamo a vedere sempre perché... Che nervi, sta storia mi sta facendo i nervi. È programmato tra un'ora. No, scusami, 94 minuti, tra una tra un'ora e mezza. Tra un'ora e mezza. Quindi mi state dicendo che... No, boh, durerà una quarantina di minuti, penso. Ora arriva il Seth Rollins. Kofi Kingston, Ivar, Viking Rules Match. Sono tanto contenta. Raquel Rodriguez, Nia Jax. Dal punto di vista più grafico, sono molto contenta che adesso la WWE si stia sforzando a variare a livello grafico. Cucciolo, mi manchi. Fridge the fridge, amore mio. Piti, piti, piti. Il mio gremlin. Mi manchi. Io ma il mio gremlin. Raga, scusami. Vabbè, raga, contando tutte le pubblicità, i package, le entrate, eccetera, ci vorrà un po'. Però effettivamente, come dice Massi, non l'hanno annunciato, ma ci sarà anche Becky Tiga. No, l'hanno fatto vedere per primo proprio. Mamma mia. Vabbè, teniamo d'occhio la situazione, perché a questo punto è anche probabile che Priest abbia accettato adesso, però poi dopo il match in corso, cioè dopo il match, succede che magari fa questioni con... Cioè, prende la valigetta e va a incassare. E poi a sto punto è aperta la cosa, perché a sto punto, vista la cosa, potrebbe anche perdere. Però boh. Mi sembra strano che lo fai perdere.
perché credo che comunque credo che Triple H sia uno che vuole, almeno da quello che abbiamo visto, credo che Triple H sia uno che vuole, diciamo, preservare il fatto che col Money in the Bank il titolo è quasi garantito. Quindi... I miei amori, i miei grandi amori, fuori qua. Dipende da cosa, a cosa si vuole puntare, sa? Cioè dipende da cosa si vuole puntare, se vuoi liberare Priest dal Judgment Day. Se vuoi liberare Priest dai Judgment Day, in modo da... Questo sì, mamma mia. Comunque, per quello che riguarda al fatto dell'incasso, dipende un attimo da dove si vuole arrivare, perché dipende. Qual è il tuo obiettivo? Vuoi staccare Priest e farlo andare da singolo in modo che comunque si è garantito una buona dose di credibilità, in modo che da singolo possa avere ancora più credibilità? Oppure... vuoi farlo rimanere legato comunque alla famiglia? Per me tu ne era face. È quello discorso. Non lo so, sai, perché per com'è la situazione non vedo proprio l'area di turn a lui. Da heel lui funziona molto bene, cioè... Su questo proprio non c'è proprio nessun santo che cade. E no, la differenza è questa, solo che comunque avresti un Money in the Bank sprecato. Però ti ripeto, secondo me anche, cioè secondo me ci può stare nel momento in cui comunque Priest ha girato con la valigetta per comunque tanto tempo, quindi ha fatto vedere il Money in the Bank, ha fatto valere che c'è stato il suo contratto, quindi gli ha dato una certa rilevanza. Staremo davvero a vedere, perché non... È un video. Questi si tireranno delle legnate prepotenti. Cioè, proprio se fanno una cosa in stile Giappone, mi hanno reso felice proprio. Cioè, io posso andare a dormire felicemente. Credo che questo è un capisolo, dai. Non incassa presto, è inutile. Sta iniziando. Gesù. Quindi, mamma mia, no vabbè, ti amo. Dopo maestro Jeff.
mio. La Camura si sta prendendo un bel pop. Cioè, ok, la gente comunque ha cantato la theme song, però l'hanno fischiato, subito dopo l'hanno fischiato. Lo so. No, no, ma ci sta, cioè nel senso che la paura era che il fatto che il pubblico cantasse non sia l'effetto che si dovrebbe avere per un heel. Però il pubblico lo fischia comunque. Perché giustamente heel. Mi spegni la luce del bagno? Spegni la luce del bagno. Si è svegliato. Altro che me, voi siete i veri, voi siete i veri. Ok, ragazzi, ora vediamo come entra il nostro capozzo preferito. Che cosa sei messo? Che cosa? No! No, io voglio, voglio adesso il costumista di Seth Rollins, lo voglio ora. Sembra un pavimento di una, della casa del boss delle cerimonie. Lo disse a... Lo disse, se non mi sbaglio, in una intervista di Ryan Sullivan. Bellissimo. Disse che c'è un ragazzo che lo aiuta a sceglierli. E dice che alle volte pure Becky gli dà la mano. Adoro. Adoro. È cuozzissimo, ragazzi. Cuozzissimo. Io lo adoro. Io adoro. Sette cartacce. No, set pavimento Rollins, sembra un pavimento, raga. Sembra il pavimento. Amico di Rito, il costumista di Rollins. Set casa Monica, ragazzi. La sparata grossa al donzì. Nu matrimonio napoletano. Che poi ragazzi, è proprio cassaprista allora. Cassaprista. Ha twittato così Boozer. Non ho capito. Se, allora sì, dire che succede qualcosa di grosso, cioè o che succede qualcosa di grosso nel match in sé, oppure che incassa Cassaprista. È partito la sinfonia. Scusate. C'è la coppa bella! Non mi rendiamo per dire, giusto? Non ho detto un camionolo che vuole mangiare. No, no, la mettiamo subito. No, va bene. No, la mettiamo più nella letto. Cosa ha scritto? Ah, ha scritto Are you ready, Boozer? Ha scritto Are you ready, nel senso, perché probabilmente ci vuole dire preparatevi perché succederà qualcosa di grosso. Però non contiamoci troppo, nel senso che potrebbe pure essere un match della Madonna questo. Sì, no, nel senso che... Sì, può voler dire che o sarà un grande match dove succederanno delle cose assurde, oppure che succederà... Sei interessata se qualcuno, tipo JD, gli frega la valigetta e incassa lui? Sarebbero risate. Sì. Perché qui là c'è scritto il nome della persona che effettivamente ha la valigetta. Beh. Non so come funziona esattamente. Scusate che voglio dare un'occhiatina al canale broadcast, perché spesso ci mettono dei video, delle cose, voglio vedere se in effetti è stato messo qualcosa che magari non abbiamo visto. Ah, ecco, vedi, Michael Cole ad esempio ci ha fatto notare
i nastri, quelli della, della chinese. Dei... No, in effetti sto canale broadcast è un po' morto. Sì, no, ma non hanno aggiunto niente fino adesso. Alla fine Jade Cargill ci hanno fatto un pippotto assurdo. È comparsa soltanto 30 secondi nel kick-off e basta. Ma un po' deluso da questa cosa. Il pubblico sadico che già chiama i tavoli. Wow, ma stavamo aspettando tutti. Get the tables. Sette di guardia dice. Tanto suplex di Rollins su Nakamura fuori dal ring e Seth subito che va a esporre, togliere i tappetini. Aia, fa male. This is not a good idea. This is not a good idea. No, anche perché se Nakamura dovesse riuscire a sbatterlo per terra, ciao, Seth dovrebbe praticamente morire. E fanno incassare Priest. Kong Enzo cheat. Tanto il signor Settimio Rollini non si fa trovare impreparato e prende già i gradoni e gli emena al povero mo italianizza lui. Naka vuol dire dentro. Dentro le mura, vai a capire. Salvatore dentro le mura. Che non so come potremmo tradurre in italiano. Ah, beh, è complicato. Nel dubbio lo lasciamo così. Il mio senpai. Signor Roberto Frustatelli, che si reccherà le ferite intanto nel backstage. Però che bello vedere la cassa con le bottiglie, mi fa pensare quando vado agli allenamenti. La cassa con le lettine, grazie. Che le bottiglie dell'acqua stanno. Tavolo, il pubblico sadissimo che... Cioè, da noi... Spero che qualcuno verrà schiantato sul tavolo. Cioè, noi apri il ring, ci sono pure le bottiglie di Radlar. Tu sei meglio di One, giusto? Esattamente. Seth, get the tables. Che poi la cosa bella è che Seth è tecnicamente il primo lottatore armeno. Tecnicamente. Il primo wrestler di origine armena. Nonostante non si parli più col, non si parla proprio col padre biologico. In Nakamura cammina come tipo paperone dei paperoni quando è carognito. Che bello. Anche. Fa male. Questo ha fatto anche male. Anche. Massi giustamente dice se Priest non incassa, attenzione a McIntyre. Mm. Anche se dovrebbero, cioè verrebbe un pochino infilato a forza, secondo me, che al momento non ce la vedo una ragione concreta, a meno che non dica voglio il titolo, visto che Nakamura non ce l'ha fatta, ci va lui. Bisogna capire se ha fatto qualche riferimento a Raw. No, ha detto semplicemente non voglio più combattere delle battaglie che non mi interessano, cioè non voglio combattere le battaglie degli altri, penso solo ai fatti miei. Infatti.
Nakamura con Nunchaku. Nakamura con Nunchaku, signori, sulle ginocchia, e questi fanno male. E la fa girare bene. Il signor Bruce Lee ce l'ha insegnato nei film. Questi fanno male. Vabbè, ma magari Black Eyes. E l'ha insegnato Black Eyes, ragazzi. Black Eyes. Salutiamo a Fabia, raga. Questa è quella che prende la notte. Nakamura giustamente attacca la schiena di Rollins. Giustamente. Però mi sta piacendo questo match, raga. Non so voi. Sì, vabbè, ancora è presto, è iniziato da poco, però insomma. Per essere iniziato da poco sta facendo interessante. Comunque sono stupida io. Bidone della munnezza. Ecco, ragazzi, io quando al mio ex vorrei fare così, come ha fatto Nakamura, così. Immaginate la violenza. Open wrestling è contro la violenza, ma è solo per vedere il wrestling in TV e basta. E non per provocare violenza alle persone. Attenzione! Beh, c'hai ragione. Ah, questa fa male. La Nakamura che tenta di praticamente di mozzare il piatto a Rollins con l'unciaku. Ah, il ferro tra i denti, che dolore, io lo odio. Tra l'altro credo che Rollins si sia fatto qualche tipo di taglietto alla mano. Sul gomito? Sì, sì, sulle nocche. Si è graffiato sulle nocche. Anche sul gomito anche. Io sono graffiato giusto oggi. Comunque Nakamura fino adesso padrone del match. E ricordiamoci che anche Nakamura è stato un allievo di Inoki. Un piccolo trivia. Visto che c'è stato da poco Wrestling Dream. Quindi, Seth, vendi. Non fare come qualcuno che sta nel tuo stesso roster che non vende nulla. Ecco, ragazzi, non fate come il marito Dario. Non fate come Ricochet. Senza offesa, Dario. Ricochet, torna campione! Ne vai. Grazie. Se continui così ti chiede veramente il divorzio. E sei costretto a sposare me. Candlestick di Rollins su Nakamura. Ripetute. Bidone della munnezza. In faccia. Ma no, ragazzi, per di stare a Roma. Vai Settimio. Suicide dive. E si spacca anche Rollins. Ributta. Sarò con te, tu non devi mollare. Ancora di Candlestick, Seth Rollins. Mi sta venendo a bestemmiare. Io mi sto trattenendo. Ah, Seth, però... Frog Splash. Mi ero completamente dimenticato che è un Last Man Standing.
Sì, scusate, sono degli orari un po' insoliti per il gattino. Non è abituato a vederci svegli a quest'ora. Intanto Nakamura appoggia il tavolo all'angolo. Ah, quei tizi che hanno... Ah, Declan McMahon, ragazzi, era quel ragazzo, cioè quelli che hanno inquadrato con la cintura rossa sulle spalle tra il pubblico. Uno di quelli era il figlio di Shane. Perché gioca, lui gioca a football. Tanto Nakamura si schianta sul tavolo, messo da lui stesso. Stomp di Rollins! Ecco qua. Ricordiamo che il tavolo dei commentatori non ha voluto jobbare nel match di apertura, vediamo se lo farà ora. Cioè non è neanche il tavolo spagnolo. Attenzione la scala. No, vabbè. Signori, la scala. La scala. Che probabilmente metterà come ponte. No, prima anzi, la suona. No, prima fa il torello. Nakamura. Torello. Cioè, Seth che fa il torello tipo il papà di Timmy. Non so se avete presente quell'episodio di dei due fantagenitori. Ripeti. Ho detto, Seth ha usato la scala come torello, tipo il papà di Timmy. Non so se avete presente quell'episodio dei fantagenitori. Ora come ora non me la ricordo, ti dico la verità. Praticamente era un episodio Giulia, dove disse... C'è una Nakamura che dorme praticamente sul tavolo. Non si sposta. Lui si butta e Rollins che probabilmente andrà incontro al suo destino. No, riuscito a impedire una tragedia umanitaria, Nakamura spostandosi. Ma comunque non è messa a caso la scala lì, quindi vuol dire che verrà usata e qualcuno andrà contro il tavolo sicuramente. Comunque ti ho mandato Azalea. Sto guardando. Ti ho mandato il video. Ah sì, ho capito. Visto che sono tuoi genitori, la tua privacy... Lo so che la tua privacy è importante. No, rispetto alla tua privacy, questo è per questo che busso. Ma per il mio dovere di genitore entro lo stesso. Adesso... Però Seth, quei pantaloni sembra veramente che l'ha comprati a Napoli o in Sicilia quei pantaloni. Tanto tipo i negozi cinesi, se avete presente. È arrivata una pioggia di follow, ma credo che siano tutti account finti. Perché sono tutti sì. Sono tutti codici fiscali. No, ma credo che siano tutti account finti. Ok.
non credo proprio che ci siano 200 persone che si chiamano F82FT. Sono tutti account, quindi sono tutti bot probabilmente. No, ragazzi, non fate queste pazze. Tanto sono entrambi fuori dal ring, tra il pubblico. Pubblico che, giustamente, quando vede gente menarsi davanti a loro, si esaltano in maniera molto, molto grande. Morso, probabilmente, di Nakamura. Che morso! Di Rollins su Nakamura. Forse a... Aia! Aia! Sì, in pratica c'è stato un colpo nei gioielli di famiglia da parte di Nakamura sul signor Settimio e poi... l'ho seccata questa. Il campione giù dalla zona dove si trovavano fino a praticamente a un... una sorta di tappeto che era lì. Seth si alza al conto di 9, quindi molto eroico Seth Rollins in questa circostanza, sediata nella schiena da parte di Nakamura. Ok, questo pronostico l'ho azzeccato, eh. Grande lavoro di entrambi, ma anche e soprattutto di Rollins. Nella parte virgolette del campione sofferente. La mura continua con le sediate. Nakamura becca il palo esterno del ring, no, attenzione, tentativo di prendere, Dio mio, ma cemento, backdrop, Nakamura che manda Rollins sul cemento di schiena, insomma sappiamo tutti. L'ho sentita pure io. Mamma mia, e che mi prendi il palo, fa male, fa troppo male. Io continuo a dire che Rollins sono mesi che non sbaglia un match. Dall'estate, almeno dall'estate che Rollins non sbaglia un match, se non prima pure. Rollins è una garanzia, raga, è una garanzia. Nakamura carica il Kinshasa. Super kick da parte di Rollins in risposta. Pedigree! Nakamura riesce ad alzarsi al conto di 9. Rollins armato di tavolo. Grande lavoro di Corey Graves anche al commento. Ha detto praticamente io Rollins lo vedo in palestra allenarsi, lui è un animale, solleva delle quantità di chili paurose, ma adesso non c'ha la forza neanche di sollevare un tavolo.
il pubblico che sta cantando la team di Seth, per incitarlo probabilmente, sicuro. Nakamura sale sulle corde dopo aver imita Rollins, dopo aver messo Seth sul tavolo, e ci va con una doppia ginocchiata. L'ho sentita. Tavolo che si spacca perfettamente a metà. Sento il dolore, sento molto il dolore. Rollins riesce ad alzarsi al 9 facendo leva sul tavolo, e ancora Nakamura che ci va di sedia. Nakamura veramente spietato, assetato di sangue, ragazzi. Rollins ancora che riesce ad alzarsi, soffrendo tanto. Nakamura mandato di faccia contro il palo del ring. Intanto Rollins si è graffiato in una maniera spettacolare dietro la schiena con tutte le botte prese. Buonanotte. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Alla prossima. Ciao ciao. Ragazzi, non sto dormendo, tranquillo, ho solamente gli occhi piccoli. Vabbè, ma si è squilibrato male. I commentatori stanno spaccando il... Posso essere volgare, sono le 5 di mattina, i commentatori stanno spaccando il culo ai passeri. Una prestazione sontuosa di Michael Cole e Corey Graves, lo storytelling micidiale, fantastico. Mist! Red Mist di Great Muta! Red Mist di Great Muta! Arma di fabbrica di Great Muta! Ottimo richiamo di Nakamura a Muta, e Rollins viene spinto contro il tavolo di commento che si spappola. 6 7 8, si alza al 9. Michael Cole che intima Rollins di dire: pensa alla tua famiglia, pensa alla tua professione, stai giù. È stato bellissimo prima quando Nakamura stava salendo quando Rollins stava, diciamo, salendo sulla scala. Michael Cole ha detto a Corey, tu lo conosci da 10 anni, cerca di fargli entrare qualcosa in zucca, perché non ci sta, non, questo non si ferma. E Corey Graves giustamente: caspita voi che gli dico, e gli fa: Seth, che caspita fai? Veramente bellissimo. No, backbreaker contro la sedia. I commentatori stanno facendo un lavoro meraviglioso. Kinshasa contro il tavolo, che già era mezzo rotto, finisce di rompersi completamente. Ragazzi, Nakamura padrone del match, tranne qualche sprazzo di Rollins ogni tanto, ma Nakamura veramente padrone del match. Rollins ottimo. Ottimo lavoro anche da parte di Seth, il campione che... No, deve incassare Priest su Rollins, non può mai incassare. 9, e giustamente furbamente, Rollins di esperienza, e poi va a terra. Giustamente Rollins si è, tra virgolette, alzato andando a cadere fuori dal ring in piedi.
Nakamura non sa più che caspita fare. Non sa più che caspita fare Nakamura. Seth non sta giù. Continua l'attacco di Nakamura fuori dal ring. Grazie mille intanto per il follow, devastatore devastante. Complimenti per il nick, tra l'altro. Grazie mille, siamo arrivati in un momento molto concitato del match. Nakamura che si carica Rollins in spalla. Rollins riesce a liberarsi, attenzione. Pedigree. Pedigree da parte di Rollins. Match molto combattuto, ragazzi, mi sta piacendo assai. No, è un bel match, veramente Stomp. Molto bello. Cinque. Sei. E sette. Sette. Otto. 9. Attenzione, attenzione, Falcon Arrow. Mamma mia. Si è stata sentita tutto. Mamma mia. No, si stanno alzando tutti e due. Uè, nessuno che si arrende, raga. E Seth si alza all'ultimissimo secondo. Nakamura si era rialzato, però è caduto. Ma con una Falcon Arrow così, cioè, con un colpo del genere. Comunque un match dove non si sono risparmiati. Rollins è riuscito a dare l'idea del campione che butta il cuore oltre l'ostacolo. Che è comunque sulle sue gambe, nonostante sì, tutto. Nonostante tutto riesce ad andare via sulle sue gambe. E oggi non incassa, raga, oggi non incassa, niente da fare. Non lo vedremo mai l'incasso, raga. Che ansia, raga. Ansia. Quanto durano sti replay? Mi interessa. Rollins vince, mantiene. Ma niente. Non succede, raga. Sbaglio o non è comparso il login di fine show? Appunto. Sta durando troppo questo finale, ragazzi. No, è finito. T'ho detto io. È finito. Andato. Ah, che scatole.
Sasi, ti dovevi stare zitto. Tu, Eddie, che delusione. Che delusione. Puoi incassare in un altro momento, eh. Puoi incassare pure a Ro domani, eh. Cioè... cioè, domani, sì, sì, vabbè, domani, domenica, ora, domani. Puoi incassare pure in un altro momento che Ro gli starà recuperando. Puoi incassare anche a Ro, nel senso che... cioè, non... puoi incassare a Ro, nel senso... perché comunque un... può essere un modo per fare ascolti, considerando che comunque Ro avrà, credo ancora per parecchio tempo, la competizione dell'NFL, che comunque perderà, perché l'NFL è una partita più stupida, fa 9 milioni di telespettatori. Mm. Quindi... e quindi, signori, credo proprio che questo Fastlane sia giunto al termine, stiamo rivedendo le fasi salienti dell'evento. Grazie a tutti per la compagnia, è stato... un bel pay-per-view, uno show tutto interessante. Ah, è stato bello, pure i match in sé sono stati belli, quindi un 7,5 glielo darei, 7,5-8. Stato sì, non credo che ci sia molto da lamentarsi, un evento che comunque si è lasciato guardare tutto. Mm-hmm. E personalmente sono molto soddisfatta della vittoria di LA Knight. Eh beh sì, chiaro. A questo punto noi ci rivediamo con il First Reaction Shock a inizio novembre, quindi fra un mesetto circa, per Crown Jewel, che sarà un orario, ringraziando il cielo, un orario molto molto più positivo per noi. Mm. E poi ci rivedremo con il First Reaction Shock bis nel mese di novembre, per quello grosso grosso, il 25, per le series, in diretta da Chicago, e chissà che non torni un certo ragazzo di Chicago. Speriamo di no. Chissà che non succeda, staremo a vedere. Signori, io ringrazio ancora tutti, ringrazio ancora tutti voi, ringrazio Massi che ci ha abbandonato verso fine match, ringrazio Valentina come sempre, grazie a tutti voi per averci guardato, spero che vi siate divertiti abbastanza. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte, ragazzi.